Alle 8 e un quarto il suono della campanella ha richiamato in aula anche gli studenti della provincia di Isernia. Un ritorno tra i banchi pieno di aspettative e di buoni propositi. C'è chi si prepara agli esami di Stato e chi invece entra in classe per la prima volta, come i piccoli allievi della Giovanni XXIII, accolti dal preside Bruno Caccioppoli con una cerimonia a loro dedicata. Il primo appello per costituire le diverse sezioni, poi accompagnati dalla mascotte della scuola e dalle maestre, sono stati incoronati. Inizia così il loro primissimo giorno di scuola. È un'emozione fortissima anche per me, perché accogliere i bambini è sempre veramente una felicità assoluta e bellissima, per cui immagino che anche i genitori saranno emozionatissimi perché vedranno i loro bambini entrare per la prima volta in primaria, e quindi sarà un distacco, diciamo, particolarmente emozionante. Sei contenta di ritornare a scuola? Sì. Ti mancavano i tuoi amichetti? Sì. Sei un po' emozionata quest'anno? Sì. Tu che classe devi fare? La seconda. Bello ritornare sui banchi di scuola. Mancavano gli amichetti? Sì. Molto emozionata perché primo anno scolastico, nuove maestre e prof. A me piace la scuola, ma comunque mi ha detto sempre una maestra di nome Angela, però io la chiamo zia Angela, che quando un compagno non mi lascia stare mi dice che l'angioletto sta sempre vicino a me. Ah, ecco, quindi per questo sei tranquillo. Già. Cosa si prova a fare la prima elementare? Non lo so. Come ti senti? Emozionato. Io vedo Maria Paola e un altro mio amico. Quindi sei tranquillo? Sì. Come vi sentite? Bene. Ma siete emozionati? Sì. Quali materie, insomma, ti piacciono di più? L'italiano. Tanta l'emozione delle mamme che si dicono pronte ad affrontare insieme ai loro bimbi il nuovo anno, tra i compiti a casa, le corse e le tante iniziative in cui verranno coinvolti a scuola. Comincia la routine, il tour de force, dico io, fino a giugno, però diciamo che siamo allenati, perché poi le mamme che lavorano sono comunque, diciamo, abituate a determinati ritmi. Gli auguriamo un anno sereno, ce lo auguriamo tutti e speriamo che tutto quello che è stato predisposto per loro sia giusto e sia equilibrato. Ma quello di accompagnare i figli il primo giorno di scuola non è un primato esclusivo delle mamme. Molti i papà che non hanno voluto perdersi la gioia di vedere con i propri occhi i loro bimbi, zaino in spalla o trolley alla mano, raggiungere la classe per il nuovo inizio. Soprattutto i papà, sempre, è vero Simo? È un po' di emozione, soprattutto per noi genitori ci sta. Scende un po' la lacrimuccia. Un po' di ansia. Ma io anche un po' di ansia. Quest'anno il mio piccolino farà la prima elementare, quindi... Quindi primo giorno del primo anno. Sì. L'altro fa la quarta, quindi ricominciamo.